Ciao! Allora, riprendiamo i video dopo la pausa estiva. Mi scuso se non sono riuscita a fare tanti video, ma sono stata veramente abbastanza presa e lo sono ancora un pochino col lavoro. Comunque, allora, primo video dopo le vacanze e parliamo della nuova collezione della Sleek, che è la collezione che si chiama Nude Collection. Lo sapete, è inutile che vi dico sempre le stesse cose. Io adoro i prodotti della Sleek, mi piacciono i colori, mi piace il rapporto qualità-prezzo, mi piace la consistenza, mi piace la durata, mi piace tutto. Cosa positiva di questa nuova collezione è che entrerà a far parte delle collezioni permanenti, quindi insomma non, anche per chi magari non riesce a fare immediatamente l'acquisto, comunque sappiate che avrete tempo perché comunque entrerà a far parte della collezione permanente. Come al solito si compone di una palette, un blush e un put polish. Sono ovviamente delle colorazioni autunnali. Adesso partiamo con la palette e ve le faccio vedere. Questo è il motivo ricorrente della collezione. Vedete che poi si ritrova su tutti quanti i prodotti. La confezione è la confezione classica. Ha solo la dicitura, diciamo, stampigliato il nome della collezione, che è la Nude Collection. Ok, all'interno, aspettate, si presenta in questo modo. Quindi, come vi dicevo, colorazioni molto autunnali. Sono quasi tutte matte le colorazioni e sono, allora, questo. Ovviamente sono tutte super super Ricapitolando un attimo, pigmentate. sono in una posizione scomodissima, ma siccome il tempo è nero, è l'unico punto dove c'è luce e mi è veramente difficile farvi vedere le colorazioni. Comunque, allora, questo è un color carne matte, sto un pochino più tendente al top ed è sempre matte. Questo è sempre un beigiolino. Sono praticamente tutte le tonalità del caramello. Questo è shimmer, tutti gli altri sono matte. Poi questo è un melanzana brugna shimmer. È sempre un caramello matte, poi qui abbiamo dei marroncini un po' più intensi e un nero alla fine, tutti matte tranne questo qui che è shimmer. Quindi, ricapitolando, abbiamo tutti ombretti matte ad esclusione di 1, 2, 3 e 4. Questa è la palettina, ovviamente colori pigmentatissimi. E diciamo che potrebbe essere un attimino un po' la sostituta della Naked della Urban Decay. Sostituta in che senso? Nel senso che comunque in un'unica palettina avete tutte quante le tonalità naturali, neutre, potete fare trucchi e look un po' più naturali, un po' più semplici da giorno, potete fare degli smoky, insomma, ve la potete gestire un attimo. È l'alternativa economica alla palette della Urban Decay. Ci sono un po' meno colori, mancano magari le colorazioni un po' più tendenti al dorato, però insomma, bene o male, il concetto è lo stesso. Quindi questa è la palettina. Ok, poi c'è il blush. Ah, il blush si chiama 921 Suede, mentre la palettina è la Au Naturel 601.
Blush ovviamente matte, molto dedicato. Ed è questa tonalità qua, che è un marroncino matte con un sottotono pesca, direi. Questo. Il colore e poi abbiamo il lucidalabbra, che è questo qui, che è il Put Polish SPF 15, lo sapete, è un balsamo idratante per le labbra, e questo qui è il Bare Minimum 963. Ed è ovviamente un nude. Bellissimo anche questo, magnifico. Con dei riflessi un po'. Anche questo caramello mi piace tantissimo. Poi lascia le labbra veramente idratate. E come al solito ha un fortissimo odore di cocco. Quindi questa è la collezione. Ovviamente a breve vi farò anche un tutorial su, così almeno le vediamo anche un attimo indossati come rendono i colori. Vi lascio alla fine del video qualche foto di un trucco che ho realizzato l'altra sera per uscire con questa collezione qui. Però sulle labbra non avevo il Put Polish, ma avevo questo qui, che è sempre della Sleek, che è il Put Paint. I Put Paint sono, non sono dei lucidalabbra, non sono neanche, sono una via di mezzo tra un rossetto e un gloss, però hanno una pigmentazione molto molto elevata. Di questi vi farò un video a parte, vi faccio vedere tutte le colorazioni perché ce le ho tutte quante. E ve li metto un attimo a paragone anche con i lip tart della OCC, di modo tale che vediamo insieme le differenze, le varie colorazioni, come utilizzarli, se avete eccetera. domande. Potete scrivermi, lasciare un commento qui. Vi lascio comunque nell'info box i link alla pagina Facebook della Sleek, dove comunque c'è Assunta e qualunque domanda e qualunque curiosità vi risponde. E vi lascio adesso un paio di foto del look che ho fatto con questa collezione. E, al prossimo video. Ciao!